Ciao a tutti ragazzi, siamo qua a Bologna con il nostro vincitore alla Games Academy di Bologna, con il nostro bellissimo, bravissimo e fortissimo Giovanni Notari, che ci porterà oggi il suo deck. Che ha fatto primo posto. Primo posto, molto bene. Parlacene pure. Il torneo è stato bellissimo come sempre, era tre turni più top 4 perché c'era poco tempo e dovevano chiudere, infatti adesso devono chiudere. Il mazzo che ho beccato. Sì, il mazzo che hai beccato. Ho beccato il primo turno Dogma Invoked, okay, con gli Shadow, il secondo turno ho beccato Invoked Magnite. Ok, un sacco di Invoked. Esatto, il terzo turno ho beccato Dino qualcosa, non ho ancora capito il mazzo con le trappole di Shadow. Ok, Dino Shadow. No, non era Dino Shadow, era giocava le Prison. Ok. In top 4 invece ho ribeccato il Dino che non so cosa giocasse, okay, e poi in finale Dragon Link con Dragonity. Molto bene. Allora, se vuoi iniziare a mostrarci i mostri... Allora, per il reparto Rocket gioco due Tracer. Ok. Vabbè, si spiegano da soli, Monosincro Mizzile. Ok. E doppio Recharge. Allora, molti giocheranno doppio Sincro Mizzile, però io ho preferito Recharge perché... Se lo vedi in mano è una normal, lo speciali non è giallo come Rocket Synchron che per forza va fatto normal altrimenti è inutile, quindi Recharger poi se lo mandi al grave puoi fare le combo con anche se usi già Boots senza usare l'effetto di Tracer, quindi è molto forte. Bene. Molto bene. Poi normal del mazzo aggiuntive, triplo Safer, davvero fortissimo. Questo copriamolo per dire una realtà diversa. Ok. Safer è molto forte, ti ha dai draghetti Chaos, ti ha da Levianir, ti ha da bannandosi Levianir dal cimitero, davvero forte. Okay. Mono Chamber, questa carta è OP, la porti di Elpi, ti ha da Compulsory e poi i turni dopo la puoi restare sempre con la trappola. Mono Draghettino, che Draghettino è una normal aggiuntiva, la porti di Shield se ti fanno Nibiru per ripartire un attimo, poi così puoi rifare Savage. E ovviamente col target Red Ice Darkness, che è anche lui molto forte, lo ti aiuta a OTK-are perché okay, è un 2008, è bello. Bene, reparto Chaos, questi due sono il cuore pulsante del mazzo, cioè fanno davvero tutto, fanno partire anche quando bricchi malissimo. Ok. One card seal, ti fa un... Poi per i livelli 7 gioco doppio un Absoluter, un Nocto, Extender, lui ti ha da Tracer, Nocto davvero forte. E poi Brotauro e Levianir. Levianir nulla da dire, carta troppo sbraccata. Okay. E Brotauro lo porti di Seal nel turno dell'Occhio. Molto bene. Poi Entrap, giocavo Triple Ash perché è generica. Triplo Gamma con Driver perché Gamma lo fai quando ti fanno Ash su Chaos Space, Lancea, Droll, tiri Gamma e vinci. Ok. Perché fai un sincro che poi ne ho nell'extra il Ruler. Ok. Per le spell gioco la Trinità. La Trinità. Triplo Chaos Space, tripla Quick Launch e triplo World Legacy. E cosa c'è da dire a queste magie? Sono troppo di poche. Qualcosa, per favore. Sì. Dai. Allora, Chaos Space è la nuova engage, cioè okay, è letteralmente la nuova engage, è troppo forte, ti fa plussare più due in mano. Ok. Quick Launch è il nuovo teleport. Quindi speciale 1, sì, speciale a Tracer e non devi passare da cosa, da Romulus per a darti Tracer. E questo è l'extender per eccellenza, cioè questa carta è davvero Dio, cioè se parti con questa carta hai fatto full combo al 100%. Okay. Quindi tu la consigli a 3 questa carta? No, assolutamente, cioè anche se costa quei 5... Non diciamo soldi! No, anche diciamo se costa soldi. Parecchie monete... Parecchie monete, molto bene. Poi per le terreno mono standard, questa è la di Striker, questa di Romulus. Ok. E poi per le carte utility doppia Talent e Colled. Talent è molto forte, se ti tirano Entrap cavi la partenza della mano dell'oppo, oppure vuoi pescare Extender, Going Second nel caso prendi il controllo, Colled e Colled. Ok. Molto bene. E poi doppia trappola, che questa carta è davvero forte, la Raddi di coso di cosa Chamber. Fa questa? Praticamente targetti un mostro drago che controlli, una carta sul terreno nel cimitero dell'avversario e le rimbalzi entrambi. Okay.
e poi si può bannare dal cimitero ed evocare una dragonzella. E quindi evochi Chamber. Ed evoco Chamber che te ne riad un'altra quando viene evocata. Perfetto. Poi extra. Extra deck, allora. Partiamo dai link ciccioni, mono e mono, sono davvero forti, questa la fai di combo per evitare Nibiru, questa lo fai per OTK. Ok. Poi? Sei riuscito a giocarle oggi? O assolutamente, questo mi ha fatto chiudere contro molti mazzi, questo quando partivo bene riuscivo a finire con Seal sopra, Apollusa sotto, Savage e con la trappola settata. Ok, molto bene. È una board quasi ribaltabile. E mentre Borswald fa OTK e lo evochi veramente facilmente. Poi per i link 2 ho giocato una poliziotta. Allora, questa è una carta che non tutti giocano. Ok. Io l'ho scelta al posto di Needle Fiber perché quando ti tirano un Nibiru tu puoi linkare il token di Nibiru e il mostro che evochi di Seal. Ok. E fare lei e poi puoi eventualmente scombare quei War Drago se non li hai ancora usati. Oppure nel caso ti tirano Contact Sea, che è una nuova carta che vedo molto giocata, che ti dà molto fastidio, tu la linki via e ci fai questa. Ok. E poi ripartire. Altri link 2 ho giocato uno Romulus che ti ha la Gola Drago. È questo che nel caso tu briccassi in situazioni anche di grind game che resta doppio rocket e riesci a fare Savage o Ruler. Ok. E per finire Seal. Questo è uno dei link più forti dell'extra deck, è davvero forte. La ti dà... consigli a 2, giusto? Sì, a 2 basta perché comunque la evochi, cioè l'effetto di rimbalzare è solo... andando primo quando lo metti nella tua end board, per il resto ti serve eventualmente in 2 pair per fare per dare grind al mazzo, follow up, roba del genere, però meglio, cioè meglio, sempre meglio 2. I due fratellini sbroccati, è il più fortissimo, Pisti ancora più forte. Okay. Perché Pisti ti dà sempre giocata al grave, ti può far restare robe, ti resta Red MD che te ne resta un altro, davvero forte. Ok. E poi vabbè, il link più forte dell'extra deck, Triple Striker Dragon. Questa carta è davvero sbroccata. Devo ammettere che potrebbe andare in banned a luglio, però è giusto così perché è veramente il cuore pulsante del mazzo insieme ai draghetti. E poi per finire il presincro. Ok. Allora, questo Savage è quello che fai più spesso perché molto spesso fai trace, spacco carta, porto recharger, sincro, fai Savage. Ok. Ma a volte quando hai proprio una bella mano riesci a fare ruler. Ruler ti fa 1005 e ha un mostro luce dark millato da millato. E poi insieme a Rocket Synchro ci fai lui, che lui praticamente nega una carta sul terreno in rapido ed è veramente forte perché poi quando infligge danno evoca un tuner dal cimit. Ok. Qual è il tuo preferito tra questi tre? Tra questi tre Savage, perché è molto più forte, cioè è davvero forte Savage, è il boss monster del mazzo. Perfetto. Però anche lui molto forte, lo linki via, lo rievochi bannando un dark e un light. Fortissimo, è uno dei miei preferiti. È vero. E poi Milla, e Milla è sempre bello. Per la side l'ho montato un po' a caso. Sì. Come a caso? Però in realtà abbastanza... Mi è servito quasi tutta. Esatto, ok. Tripla Lancea. Tra Lancea e tre Nibiru. Lancea contro i matchup tipo Dino... Dio, zombie che mi dà un sacco fastidio. Poi boh, anche Dragon Link, Mirror Match ti serve. Nibiru okay. Invece contro tutti i mazzi. Poi Tripla Ruler. Vabbè, questa carta ormai è staple in ogni side perché Dragon Link ti finisce una board e quindi Mirror Match ti serve. Triplo Twin Twister perché a te tu hai delle one card combo, scartare non ti dà problemi, ma ti danno problemi le set, quindi le devi cavare in un certo modo, in qualche modo. Quindi Twin Twister, soprattutto contro Shadow, questi li metti perché così togli Schisma e riesci a cavare il problema di Wind che è la morte del mazzo. Ok. E poi tre trappole. Oh, però non ti arrabbiare. No.
piccolini. Poveri. Poi mono order, mono anti-spell e mono reboot. E questo l'hai visto tutte le volte? No. Questa l'ho vista ogni partita. No, praticamente Warder effettivamente non è una gran carta, però... Cioè, non è una gran carta in suo basso perché usa molte magie anche lui. Okay. Quindi ti servono le magie. Però è più forte di anti-spell perché... blocca perché gliele blocchi. Esatto, gliele blocchi completamente. Antispell è molto forte contro Dorma Invoked, Shadow, perché non fa nulla. E Reboot è forte sempre per il problema dei control. E Altergeist è un bel cancretto. Grazie Joe per questa super decklist che ho sempre voluto. Esatto. Desiderata da tanto. E ragazzi, se dovete montarvi un bel mazzo, prendete spunto. First place. Grande guy. Lui è il manager del piccolo Joe. Lui è il mio allievo. È il tuo allievo? Va bene, grazie Joe, è stato un piacere.